Galattici, bentornati nella clinica del Doc. Come vedete, siamo decisamente a buon punto sul nostro scavenger famelico. Mancano pochi dettagli, ovvero le armi. Oggi vi mostrerò come dipingere le armi del nostro topino e per fare ciò sfrutterò lo scudo. Il procedimento comunque che vi mostrerò sarà assolutamente lo stesso che userò anche per il nunchaku. Quindi, bando alle ciance e iniziamo a dipingere. Il primo colore che stendo come colore di base è il Dryad Bark. Che stendo su tutta la parte in legno dello scudo. Ho applicato due strati diluiti di Dryad Bark e vedete che la base è bella omogenea e non copre i dettagli. Quello che farò ora è dare un pochino di variazione allo scudo. Ovvero, tramite il wet blending tra Dryad Bark e Gortor Brown, creerò un gradiente chiaroscuro sullo scudo. Quello che farò ora è tracciare una linea di Gortor Brown sulla parte più alta dello scudo, quindi qui. E mentre il colore è ancora bagnato, prendo del Dryad Bark e mischio i due colori insieme. Come vedete si è creato un gradiente chiaro-scuro, diciamo così, sullo scudo. Quello che farò ora è applicare due lavature, una dopo l'altra, ovviamente aspettando che la prima sia asciutta prima di applicare la seconda, ovvero un primo strato di Ajax Earthshade su tutto lo scudo e successivamente, una volta appunto asciutto, del Null Oil solo sulla parte inferiore, così da incrementare un pochino il contrasto chiaro-scuro. Molto bene. Quello che dobbiamo fare adesso è, dopo le lavature, mettere in evidenza le varie venature del legno, quindi con il solito pennello con la punta finissima e del Bane Blade Brown. Quello che farò ora in pratica è tracciare delle linee sottili che percorrono le venature del legno. Ed ecco fatto. Così facendo ho aggiunto un po' di texture al legno in modo da renderlo visivamente più interessante. Quello che farò ora è concludere lo scudo dipingendo i metalli. Mentre per questa porzione di scudo utilizzerò gli stessi colori che ho usato per l'armatura, quindi se volete vedere come lo dipingerò recuperate il tutorial precedente. Per il simbolo Skaven sullo scudo mi serve il Balthazar Gold. Una volta asciutto il Balthazar Gold, applico sul simbolo una lavatura di Coelia Green Shade per dare al metallo un aspetto invecchiato e logoro. Quello che farò ora è applicare con un pennello con una buona punta delle chiazze di Nihilac Oxide.
Infine, aggiungo con del Lashat Copper dei piccoli graffietti sul metallo appena dipinto, concentrandoli sui bordi. Ed ecco fatto, ho terminato off screen i metalli che appunto ho dipinto come il resto dell'armatura e il bracciale sul polso sinistro dello Skaven che ho dipinto esattamente come i legacci che tengono insieme l'armatura. Direi che la miniatura è pressoché finita, manca solo una cosa che vedrete nel prossimo video. Alla prossima, modellisti galattici! Se questo video vi è piaciuto, oppure se avete idee, pareri, consigli o suggerimenti per dei futuri tutorial, lasciate un commento qui sotto, oppure sulla pagina Facebook e fatemi sapere. Ah, dimenticavo, Doc Lico riceve solo il suo appuntamento.